Il drive-thru è una modalità di esecuzione dei tamponi sul territorio. L'ASL Toscana Sudeste è la prima ASL della Toscana che ha attuato questa modalità. Si tratta, su indicazione dell'igiene pubblica, che ha fatto su persone segnalate che sono venute a contatto con persone a rischio di influenza Covid-19, si tratta di individuare, e sono state individuate tramite l'indagine epidemiologica, di persone che sono asintomatiche e quindi si possano recare presso questi gazebo, sul territorio, per eseguire il tampone, appunto. Non è aperto a tutti, ripeto, non è aperto a tutti i cittadini, è aperto soltanto a coloro che sono stati valutati asintomatici. Vengono con la propria automobile, con la propria auto, e eseguono il tampone e subito dopo rientrano presso il proprio domicilio e gli verrà comunicata la risposta. Che permette di ottimizzare al massimo sia l'esecuzione dei tamponi sia il buon utilizzo dei dispositivi di protezione individuale del personale. Nella zona distretto senese sono state per adesso individuate 3 equipe infermieristiche, 2 che effettuano giornalmente i tamponi presso il domicilio e un'equipe invece che effettua i tamponi presso questo drive-thru. Mi raccomando a tutti i cittadini che questa è una modalità che non è aperta a tutti i cittadini, è aperta soltanto a coloro che sono stati identificati dal servizio di igiene pubblica come coloro che devono fare un tampone e sono asintomatici e si possono recare solo loro in macchina da soli presso questi gazebo dove viene eseguito il tampone e poi devono rientrare immediatamente presso il loro domicilio dove verrà comunicato il risultato.